Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, io sono FaviJ. Oggi siamo su Slenderwoods, un videogame che mi state consigliando anche questo da secoli. Con questo dovremmo aver praticamente finito con i videogames che mi state consigliando da anni e millenni. Tranne SCP, che andrò a fare anche quello più avanti. Comunque, Life in the City. Sapete come agisco io quando trovo delle note nei videogiochi horror? Così. Perfetto. Vabbè, non importa della trama, tanto un videogame horror sempre indie. Quindi penso che voi aspettiate soltanto gli spaventi, io invece aspetto soltanto di morire giovane. Ci siamo risvegliati in una casa, come al solito, senza sapere perché. Mi avete detto che questo Slender è diverso dagli altri perché ha una storia. Infatti adesso ho fatto la modalità storia, non ho idea di che cosa stia per andare a incontrare. Spero che sia fatto abbastanza recentemente. Cos'è questo? Oh, flashlight. Come facciamo senza la nostra adorata torcia? Come si equipaggia però? Ok, già non so come si equipaggia la torcia, però io volentieri mi farei un caffè al microonde. E vabbè, la lavatrice in cucina poi me la spiegate, ma non importa, dai, usciamo di qua perché sennò stiamo ore e ore nello stesso posto. Come si esce? Questa, ah, perfetto. Ok. Che bello! Ma che bel giardino! Minchia, non vedo niente. Madonna, senza torcia è proprio buio pesto, fantastico. Allora, una bicicletta. Che in questo caso potrebbe anche essere utile, ma noi lasciamola pure lì. Proseguiamo senza. Bene, la foresta è il territorio classico dello Slender, quindi lui gioca in casa, come al solito. Ho sentito qualcosa e spero che sia un coniglio. Sì, dai, era un coniglio, mettiamola così. È sempre il coniglio, state tranquilli. Oggi è un po' agitato. Non... Ok, non è un coniglio, non è un coniglio. What the hell was that? I don't feel good, I should probably get back home. Sì, torniamo a casa. Torniamo a casa che è meglio. Bene, si è già stancato. Bene, fantastico ragazzi. Siamo in uno Slender e si capisce subito che dopo 2 metri di corsa il personaggio cade a terra stanco. Huh? There wasn't here before. No! Bastardo mi ha... No! Mi ha intrappolato fuori, stronzo. Mi ha serrato la porta. C'è una nota, che cosa sta facendo qui? Non lo so, però io sono preoccupato. Entra dalla finestra che è aperta, tra l'altro. C'è la finestra aperta, però è solo una texture, purtroppo. Cos'è questo? Construction Site West. Probabilmente devo andare nel Construction Site West. Non ho idea di dove sia, ma penso che sia ad ovest, appunto. La nota non la prendo, no? Ok, perfetto. Bene. È dove ero andato prima, credo. Sì, ovest. Se a ovest, orientato però in che modo? Non lo so, ragazzi. Continuiamo dove eravamo prima. Perché dovrebbe essere l'ovest, credo. Non c'è... Ah, ma c'è la bussola, che idiota! È in alto a destra, non l'avevo vista. E allora no, è dall'altra parte, perfetto. Bene. Ok, ragazzi, la cosa bella è che appunto questo Slender ha una trama. E quindi mi avete detto che si può anche salvare. Quindi penso che lo finirò in più episodi, appunto. Underground Tunnels. Non che mi ispiri, però vado di qua. Siccome l'ambiente è abbastanza monotono, nel senso che, boh, classici alberi, tutto buio, non si vede niente. Cos'è questo? Underground Tunnels. Non devo andare là, però ci andrei volentieri perché al chiuso sto più tranquillo. Bene. Construction... Oh, ok, ci siamo, ragazzi. Construction Zone. C'è qualcosa? C'è qualcuno di ostile? No? Perfetto. C'è una pala. Prendi la pala e tirala in testa allo Slender. No, non ti difendere. Subisci come sempre. Ok, devo mica entrare qua dentro? Sì, ok. It's light here. E vabbè però, minchia, non è durato niente. Vabbè, comunque c'era scritto che c'era luce. Questo l'avevo intuito anch'io. Cos'è questo? Ah, che palle. Ok, si è chiuso da solo, perfetto. Chiave. Ho trovato la chiave per i tunnel sotterranei. Li ho visti prima, quindi andiamoci. La chiave inglese può esserti sempre utile come autodifesa. Ma non prenderla, usciamo. Ragazzi, ve lo lascio in descrizione come al solito, mi dimentico di dirlo, ma voi lo sapete già comunque che ve lo lascio, quindi non c'è bisogno che ve lo ripeta sempre. Comunque, c'è... Ok, è questo, perfetto, Underground Tunnels. Fa che si apra. Ok, bene.
Ragazzi, siamo entrati in penombra. Ragazzi, sembra veramente penombra sto posto. Ok, scendiamo. Salvataggio. Oh, uno slender in cui si salva. Incredibile. Ok, ragazzi, mi sembra molto più tranquillo. Mi sembra un'unione tra le vecchie mappe di Slender. Cioè, tra tutte le mappe di Slender, quelle tutte uguali che uscivano. Questo videogame insieme è un'unione tra tutte quante, diciamo, perché si cambia di zona in zona. Spero che non ci sia lo Slender anche qui. E a quanto pare no, però è tutto chiuso. Ho sentito il rumore che proveniva di qua, quindi noi andiamo di qua. Destra, sinistra. Cos'è? Ah, è semplicemente una perdita di gas, quindi niente. Uscita, ma da lì ci sono arrivato, semplicemente girato in tondo, credo. Ragazzi, io mi so orientare in modo... L'avete sentito anche voi? Ok, c'è un rumore che non mi piace per niente, che proviene da quella porta. Ma noi ci entriamo lo stesso. I need to find a switch to open this. Ok, devo trovare una leva, un qualcosa. Bene, non so che cosa devo fare, ma ci sarà sicuramente una porta, un qualcosa. Ok, perfetto, il rumore fastidiosissimo se n'è andato. Cos'è sta roba? Una porta con codice numerico. Come lo metto il codice però? Ah, ci sono i ci sono i numeri sulla tastiera, ragazzi, che servono a qualcosa. Evidentemente non li hanno messi per caso. Comunque, è tutto chiuso meno che questo, ma c'è un altro codice numerico. E boh, pazienza. Usciamo di qua. C'è una scatola che non si può capottare. Ok. Cos'è questo? Oh, forse ho trovato lo switch. Perfetto. Ragazzi, ho aperto la porta. Si è calmato il sottofondo. Cioè, prima c'era un'atmosfera tipo paurosissima. Adesso non sento più niente. E preferivo prima, sinceramente, perché quando non sento niente mi cago addosso a prescindere. Ok, è tutto dritto? Sì. Perfetto. Si è aperto, ragazzi, si è aperto. Un cacciavite, non lo prendere, non ti serve autodifesa. Please remember this new code for the doors. 232, perfetto, ragazzi. Abbiamo il codice delle porte, armadietti che non si aprono e nient'altro. Bene, ragazzi, andiamo ad aprire la porta. Corriamo, perché secondo me sta per succedere qualcosa di brutto. C'ho sto presentimento. Quant'era? Qual era il codice, ragazzi? 232. O 32. No, 232, ok. Ragazzi, la mia memoria è fantastica. Io non entro qui dentro. Io qui dentro non ci entro, ragazzi. Non ci entro, ma entriamoci. Perfetto. C'è nessuno? No, vero? Ok, chiuditi però. Chiudi la porta. Chiudila. La porta, ragazzi, non si chiude. E questo non è rassicurante, però vabbè. Qua ci posso salire, no, vero? No, ok. Cosa devo fare qui? Qual è il mio obiettivo? Ah, c'è un'altra nota che conterrà l'altro codice, forse, no. Note a caso che non leggo. Ragazzi, comunque, da adesso in avanti vi lascio almeno un secondo da quando apro le note, così se qualcuno se le vuole leggere, può leggerle. Questo per quanto riguarda i videogiochi indie veloci, tipo Slender. E sta chiave, dove è spuntata? Vi giuro, non l'avevo vista. Will swallow your soul. Ma che schifo, ragazzi. Ma perché queste frasi? Ok, ragazzi, progresso. Progressi salvati. Ho trovato una chiave. Si è spenta la luce. 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 Ok, usciamo di qua. Usciamo di qua. Usciamo. L'uscita, ragazzi. L'uscita. Non c'è l'uscita. Da dove si esce, ragazzi? No, 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 no. Per favore, no. Per favore, no. Ok. Ok, 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 ok. Calmi, calmi, calmi. Se faccio il giro non se ne accorge e riesco a rigirarlo, perché lo Slender è stupido. Perfetto, non lo vedo più, però devo andare di qua perché devo uscire il prima possibile di qua. Come faccio ad uscire? Ragazzi, non so come fare ad uscire. Se devo uscire da dove sono arrivato o no, non l'ho capito. Oddio! Di qua va benissimo. Ok, perfetto. Perfetto, calmissimi, ragazzi, calmi. È tutto a posto. Cosa devo fare? I feel like I'm getting sick. Sì, anche a me viene da vomitare. Spesso, appena ho finito di giocare a Slender, a me viene sempre da vomitare per gli spaventi che ho preso. Cos'è sta roba? Ok, l'ha scritto lo Slender? Non lo so se l'ha scritto lo Slender, ragazzi, ma io di qua devo andarmene assolutamente. Ho una chiave
che non ho la più pallida idea di che cosa possa aprire. Forse sta sto cancello qui. Cos'è? Richardson Sawmill. Sawmill non so che cosa vuol dire. I need something. Ok! Che cazzo! Ma pezzo di merda! No. Ok, ragazzi, non voglio fare commenti su quello che è appena successo, però no, di nuovo, no, di nuovo qui, no, ragazzi. No, 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 vi prego, no, di qua. Almeno potevate farmi spawnare fuori. Ok, va bene. 3 2 1 Annanna. Ok, ragazzi, ok, usciamo di qua. Non perché è già stanco, non ho neanche corso. Ok, ok, ok. Sinistra, destra, destra. Per, c'è già l'inter. Ok, lo vedo, lo vedo, lo vedo, lo vedo. Via, via. Perché cammini? Ok. No, 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 no. Fuori, 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 fuori. No, no, sali là. Ok. Ragazzi, neanche salire una scala, ma si può essere così impediti. Usciamo di qua. Sì, 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 mi viene da vomitare anche a me, abbiamo capito. Non so che cosa devo fare, ragazzi, con sta chiave. Me la infilo nei capranzi, sta chiave, ragazzi. Non so che cosa farmene. Perché cammina? Senti, se ti stanchi così tanto, ma prendi la bici. Cioè, non è neanche legata. A meno che non apra la porta qui, ma non penso proprio, infatti. Allora, ragazzi, prima siamo andati ad ovest, quindi adesso provo ad andare ad est. Vedo un'interferenza, ma non vedo lo Slenderman. E non è un bene. Non so dove andare, ragazzi. Io vado di qua. No, 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 no. Non lo vedo, ma non mi piace. Ok, adesso lo vedo. Adesso lo vedo. Corri, pezzente. Ok, perfetto. C'è un lago. È un lago questo? Non lo so se è un lago, ma quell'affare lì mi sta dietro. Ok. Devo riuscire ad entrare da qualche parte. Veloce. Sta chiave a qualcosa servirà, dai. Ok, l'ho seminato, ragazzi, incredibile. Non so come ho fatto, però sta chiave a qualcosa deve servire. Cioè, non ha senso che l'abbia presa senza che apra niente. Cos'è sto posto? Una grotta chiusa. Non mi chiedete che cosa, che senso può avere una cosa del genere, però vabbè. Vado a caso, perché tanto non so dove andare. Cioè, sto girando. La bussola è il mio unico metodo, diciamo, per orientarmi. Però non so dove andare, perché veramente è immenso sto posto. È pieno di zone nuove. Non ho idea di che cosa, di quale sia il mio obiettivo, tra l'altro. Però vabbè, quello sorvoliamo. Ragazzi, sto andando avanti da mezz'ora, non sto capendo niente. Ok, cos'è sta roba? Matthew Mansion. No, no, quello non è Matthew. Non sei tu, Matthew. Non sei tu, Matthew. Vado via, vado via, vado via, vado via. No, non mi piace, ragazzi. Sento rumori. Sento rumori che non mi piacciono, ma mi piace ancora meno lo Slender che mi sta appiccicato, ragazzi. Non riesco a scolarmelo di dosso. Muoviti, dai, cavolo, minchia. Vabbè, però dov'è? È sempre. Ragazzi, mi sta raggiungendo. Mi sta. Cioè, un altro po' mi prende. Non riesco a muovermi. No! Ok, ok, via, 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 via. Apri qualcosa. Che culo era questa? Mamma mia, che botta di culo era questa, la porta che apriva la chiave. C'è sto gran bel dipinto, che secondo me era lo Slender quando aveva ancora la faccia. E c'è sto ticchettio che non mi rassicura per niente. Magari è una bomba. Strano, l'orologio non ha minuti, o le lancette. Ah, è vero, non ha le lancette, boh, chi se ne frega. Ma c'è lo Slender che ti segue, tu ti preoccupi che l'orologio non ha le lancette. Ma cosa ti sei fumato? Perfetto, qua c'è una nota, ragazzi, se volete leggerla stoppate il video perché io non la leggo. Cos'è? Bei fiori, sì. Sono per la Slender Girl questi. La porta è chiusa, andiamo di sopra. Bene, ragazzi, sta casa è fatta abbastanza bene, diciamo. Bello sto bambino. Cioè, proprio l'espressione della felicità, proprio. E beh, lo Slender, dopo tutto, è simbolo di felicità e tutto il resto. Questo è il cane dello Slender. Abbiamo tutta la famiglia al completo, ragazzi. Devo anche tener conto che ha un tocco esotico lo Slender, che è non indifferente, diciamo. Vabbè.
Cioè, fa anche il DJ a tempo libero, ragazzi, perché ovviamente lo Slender è famoso anche per i suoi pezzi. Ha fatto un dual con Skrillex l'ultima volta che ho sentito un suo pezzo. Orecchiabile, però non sono qui per questo, diciamo. Vediamo di uscire il prima possibile. Cos'è sta roba? E questo è il nuovo album dello Slender. Vabbè, usciamo, va. Non c'è niente da fare. È lo studio dello Slender inutile. Andiamo di qua. Perfetto. Permesso. Ho sentito qualcosa scricchiolare. Non mi è piaciuto. Io entro prima qua dentro perché non mi rassicura tutto il resto. Ok, il camino. Qua cos'è? Cos'è sta roba? Ah, le lancette. Ah, questa è una lancetta dell'orologio. Ah, allora si vede, ragazzi, che devo raccogliere le lancette. Non l'avevo capito. E portarla all'orologio di sotto. Poi non ho idea di che cosa possa succedere. Presumo che si apra. Qua volendo ne ho già altre due. Però vabbè. Una lancetta ce l'ho, ragazzi. Devo trovare l'altra. E vabbè. Finché non appare nessuno io sono tranquillo. Allora, questo dipinto è ancora fantastico. Ok, perfetto, entriamo di qua. Che diavolo era quel suono? Non ho idea, perché io non ho sentito niente. A parte questo, c'è la Bibbia con una candela, fantastico. E c'è uno scrigno che è tipo quello di Skyrim. Vabbè. E c'è l'ultima lancetta, ragazzi, l'ho trovata. Ok, si è rotto qualcosa. Lo Slender ha rotto un vetro o uno specchio. 7 anni di sfiga, tanto. Cazzi tuoi. Io andrei di sotto perché devo mettere le lancette. Però non sono per niente tranquillo, diciamo, perché ho sentito dei rumori di sotto e vabbè. Allora, lasciatemi indovinare. Metto le lancette, si apre l'orologio e dentro ci trovo la chiave per quella porta lì. Sono un veggente, ragazzi. Vediamo. Ragazzi, li faccio io sti giochi praticamente. My head, what the hell is happening to me? Is that creature? Ma perché non mi fate finire di leggere? Vabbè, comunque, praticamente si sente come un drogato perché lo Slender lo segue. Sì, mi sentirei anch'io più o meno così. Ma che bel posto, ragazzi. Poi mi spiegate perché io sono dovuto scendere qui sotto. Non ho capito. Non ho capito perché devo andare in posti sempre più tenebrosi, dato che c'è uno Slender che mi segue, ma noi ci andiamo lo stesso. Sono nelle fogne dello Slender, ragazzi. Spero che non si sia dato da fare al cesso di recente, perché non sarebbe gradevole. Cos'è qua? Ah, si dà anche da fare con l'alcol. Cosa c'è scritto? Boh, non me ne frega niente, beh, andiamo avanti. C'è sta porta qui. Un martello che... Ragazzi, il martello di Thor c'è anche in Slender Woods e questa volta è bello grosso. This will help me to get the... Ah, the sawmill, ragazzi, posso aprirla. Adesso che nella scorsa puntata non sono riuscito ad aprirla perché era chiusa. Perfetto, allora dobbiamo uscire. Dobbiamo uscire da sto posto. Ok, è caduto qualcosa e non è rassicurante. Sinistra o destra, andiamo a sinistra. Cos'è questo? Una batteria. Sì, ma la torcia non mi si accende da un pezzo. Forse non si accende in posti illuminati. Non c'è nessuno, stai tranquillo, che è successo? Cioè, si è vista un'interferenza ma non c'è lo Slender. Ah, era giusto per farmi prendere un colpo. Grazie, come se non avessi abbastanza. Ok, ragazzi, progressi salvati. Devo riuscire a trovare di nuovo la porta da sfondare col martello, via. E non ci riuscirò, lo so già. Devo riuscire a trovarla prima che lo Slender mi prenda. E sarà veramente un'impresa. Cos'è qua? Matthew Mansion. Mi pare che fosse da questa parte, non vorrei sbagliarmi, però questo qui se camminasse più veloce mi farebbe un favore. Forse era questa, no? Non era questa, vero? Richard Sawmill, sì, era questa! Apri! Sì! Non c'è lo Slender, fortunatamente. No, perché il martello lo lasci a terra? Minchia, è grosso come la tua faccia. Potrebbe sfondare il cranio allo Slender, ma non... Facciamo finta di niente. Ho aperto qualcosa. Devo fare in fretta prima che appaia quel disgraziato, che di sicuro non verrà a farmi le feste. Ecco, diciamo questo. No smoking. Non penso che lo Slender fumi. Però vabbè. Vado. Non so dove devo andare, raga. Ah, forse qua c'è qualcos'altro da aprire. No.
Cosa? Ah, c'è qualcosa qui, una botola. Andiamo giù, perfetto. Andare nei sotterranei è sempre la cosa migliore da fare nei giochi horror. Perfetto, ragazzi. Ci siamo, progressi salvati. Lo Slender ancora non si è visto, fortunatamente. Siamo già tipo a più di 5 minuti, quindi meglio così. Ho bisogno della benzina per far funzionare il generatore. Ragazzi, mi piace veramente tanto questo Slender qui, perché è un videogame horror nella quale devi fare anche delle cose, ma non è troppo da, diciamo, strizzarsi il cervello per continuare, tipo Penumbra. Le cose sono abbastanza immediate. The electrical lock doesn't work. Ok, devo trovare la benzina per poi aprire sta porta. Perfetto. E la benzina dov'è? Sarà in fondo? E intanto sento i barattoli che cadono, le pentole, tutto il resto. C'è una sega che non la puoi prendere, perché non sia mai che tu debba difenderti. Non ti difendere dallo Slender, no. Fa che sia lui a ucciderti, non provare a difenderti, no. Perfetto, ho trovato la benzina, ragazzi. Un cacciavite enorme che neanche questo prendo per difendermi. Torniamo indietro, perfetto. Ok. Ok, cos'era quella scritta? Non mi è piaciuta, però non era nulla di pericoloso, fortunatamente. Ah, qua si va ancora più a fondo, ragazzi. Però è tutto chiuso, quindi non ha senso. Bene, generatore. Questo qui, perfetto, vai. Ci siamo. È partito, quindi dovrei riuscire ad aprire la porta che prima era chiusa. Questa qui, perfetto, ragazzi. Oh, molto più tranquillo, mi piace. Batterie. The map shows where the key is. Allora, sawmill. Che è successo? This means I have to go back to the forest. Ah, devo trovare una chiave che si trova in una casa. Ok. Sta porta è chiusa, però. Ah, devo trovare quella chiave per poi tornare qui ed aprire quella porta. Perfetto. Allora, dov'è la chiave? I cassetti si aprono intanto, no? Perfetto. Allora, la caverna l'ho vista prima. Il parco non l'ho visto ancora. Sawmill, ci siamo dentro. E la chiave si trova in casa. Ma in casa ci sono andato prima, credo. Ma la casa è... Che casa è? Vabbè, noi seguiamo il tragitto. Allora, esco da qui, vado a sinistra, poi di nuovo la prima a sinistra. Perché non mettono il tom-tom in Slender? Sarebbe più utile, comunque. Sinistra. Allora, prima a sinistra, poi di nuovo a sinistra e poi a destra. Ok, sinistra, sinistra, a destra, vai. Ok, che cazzo è successo? Che bastardi. Gli sviluppatori di sto gioco sono proprio stronzi, ragazzi. Lo fanno apposta. Lo fanno apposta. Cioè, non è successo per caso. Perché in genere lo Slender spawna per caso. Ma questo l'hanno fatto apposta. Ci scommetto quello che volete. Scusatemi, ragazzi. Però, dai, non possono fare cose così. Dai, non ha senso. Daffanculo. Ok. Usciamo di qua. Come si esce? Via. Prima a sinistra, subito. God damn it, I can still all these noises in my head. Non importa, vai, vai, sinistra, sinistra, sinistra. Smettila di camminare come un idiota, vai. Ok, ragazzi, la prima sinistra l'abbiamo presa. Tutto dritto. Vabbè, dai, camminiamo, tanto non c'è nessuno che ci sta dietro. No, non c'è nessuno effettivamente che ci sta dietro per ora. A sinistra di nuovo. Ok, vedo le interferenze. Ah, ok. No, no, mi sono perso. Destra, 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 destra. Ci dovrebbe essere la casa. Aiuto. Non ce la farò mai, ragazzi. Non ce la farò mai. È impossibile, è troppo veloce. C'ho il personaggio, non so se è andato troppo dal McDonald's, ha mangiato troppi panini, un obeso che non riesce a correre. Ma non corre. Ok, vaffanculo, non ti ho neanche visto. Ho fatto talmente in fretta che non sei neanche apparso. Però, ragazzi, il personaggio non può camminare, non ha senso. Adesso non sto correndo proprio, cioè faccio piccoli scattini perché sennò mi muore veramente, è una cosa oscena. Guarda, è già stanco. Cioè, ma veramente, fai un po' di esercizio fisico, per la Madonna. Ok, ok, ragazzi, ok. Non c'è lo Slender per ora, non c'è. Prima a sinistra, c'è l'interferenza però. Prima a destra. Ok, vai, 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 vai. No, 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 ho sbagliato strada forse. Porca puttana, ho sbagliato. Era l'altra sinistra, perfetto. Ragazzi, non ho memoria, avevo proprio un deficiente a livelli assurdi. Sarà mica questo, no? Oh sì. Sì, forse era. Era quel. Che culo! Salva, 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 ti prego, salva. No, no, salva la partita, salva la partita, salva.
Ma la partita no, perché si è fermato? Mi si è chiuso Windows. Mi si è aperta una cosa, una finestra a caso di Windows e non mi faceva correre. Non ha senso, ragazzi. Non chiudi sta roba, ma che cazzo me ne frega dei tasti permanenti? Ragazzi, non ce la farò mai, è impossibile. Tra l'altro, perché questo sgabello è una spugna? O un biscotto al cioccolato? Vabbè, ma chi se ne frega, ragazzi? Cioè, è impossibile, non corre, il personaggio non corre. Facciamo così, ci provo un'ultima volta, se non ci riesco finisco qui l'episodio e ci provo la volta ancora dopo, dai. Taglio finché non ci riuscirò poi nel prossimo episodio, perché sennò passiamo tutto il tempo a fare sta parte che è impossibile. Vabbè, dai. 3, 2, 1, via! Fottiti, stronzo! Ok, saliamo, perfetto, vai. Adesso cammino, non corro neanche più perché tanto ci ho perso le speranze. Ma se spengo la torcia mi raggiunge, non è come The Rake che se spengo non mi prende. No, secondo me in Slender è peggio, se spegni ti arriva davanti proprio di fisso. Quindi sto camminando bene, continuo a camminare, tanto non appa- finché non compare, non vedo interferenze, continuo a camminare. Perfetto. Andiamo. Ragazzi, ho tagliato proprio di brutto dalle foreste fitte, perché tanto non c'è mica scritto che devo seguire una strada fissa. No, mi sono perso, fantastico, non era qui. Era un po' più in là, credo, da qualche parte. Perfetto, ragazzi, mi sono perso, sono un genio. Ma neanche seguire le indicazioni. Come ho fatto a trovarlo prima? Ok, porca puttana. Niente, ragazzi, non ce la faccio. Ci riprovo, dai. 3, 2, 1, via. Ok. Ammazzati. Lo sapevo. E vabbè, ma come negli altri episodi, quindi tutto normale. Vado avanti. Ricordo, nella scorsa puntata non potevo fare tre passi che il personaggio che sto comandando, che probabilmente frequenta troppo il McDonald's, si stanca immediatamente, quindi non posso correre, è già stanco. Quindi devo riuscire ad arrivare alla chiave prima che lo Slender mi prenda, camminando praticamente, perché non si può proprio correre. Cioè, è stanco, non corre. E vabbè, ok, io vedo già l'interferenza, raga. Era di qua, allora c'è uno stagno vicino alla chiave, devo riuscire. Ok, lo stagno è questo. C'è lo Slender in lontananza, lo vedo. C'è la chiave, perfetto. Devo tornare indietro, devo riuscire a tornare. Non c'è più lo Slender. Ok, c'è, merda. No, sì. Gli alberi sono miei amici, dai che ce la faccio. Raga, è stanco. Perché non corri, minchia? Mangia meno hamburger. Dov'è? No. Non ce la farò mai. È impossibile. E in sta parte, raga, è impossibile. Non ce la posso fare. Ok, ci sono. Ok, c'ho di nuovo la chiave. E lo Slender non si vede, invece si vede. Merda. Mi tuffo, non posso nascondermi dentro l'acqua proprio. Tengo il respiro per ore, spero che se ne vada. Bene, mi sta raggiungendo. Sto andando nella parte sbagliata. Oddio. Raga, mi è venuta un'idea. Posso provare ad entrare in una casa, usarla tipo checkpoint per poi ripartire. Però non devo riuscire ad arrivarci, qua è chiuso. Aiuto. Prendi la bici, no. Ok, è lì. Non ce la faccio neanche a raggiungere una casa, raga, non ce la faccio. Non ce la posso fare. Dov'è? È sparito. Ok, no, non è sparito, corri. Devo riuscire ad entrare da qualche parte. No, mi sta raggiungendo. Sì, forse ce la faccio. Corri, dai. Dov'è? No, sì. Ce l'ho fatta. Raga, dopo 2 ore sono riuscito a raggiungere questo edificio, che non è il punto dove devo tornare. Io devo tornare da dove sono partito. Però diciamo che posso usarlo come checkpoint a sto punto. Cioè, mi riposo un secondo. Ci riprovo. Ora, dritti da dove sono tornato. Cioè, nell'edificio, devo andare, ci provo, vai! Vai! Non c'è ovviamente, perché non appare subito.
Non mi ricordo la strada assolutamente, quindi vado praticamente alla cieca e devo veramente pregare di riuscire a ritrovare l'edificio. Allora, qui va bene. Ok, vado, prendo sta strada qui, che non so se è quella giusta. Lo sai, no, 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 è già dietro, è già dietro. È già dietro, no. È già dietro, è già dietro. No, 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 non è possibile. Non è possibile che è già qui, dai, non ci posso credere. Corri, mamma mia, che obeso. Dov'è? Dove è andato a finire? Ok, 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 qua devo andare dall'altra parte, però nella foresta non ci devo passare. Non ci devo passare. No. No. Non ci posso credere. Ragazzi, non ce la posso fare. Non ce la faccio. È impossibile, è impossibile. L'hanno fatto impossibile. E vabbè, a sto punto direi che taglio fino al punto in cui non ci riesco, perché sennò veramente passo gli episodi a fare sto pezzo. Quindi raga, faccio che tagliare. Ok raga, ce la sto facendo. Ce la sto facendo, c'è, vedo la grata. Dietro c'ho lo Slender, presumo. Non c'è? Non c'è! Ok, sta arrivando da qualche parte, non so dove, ma sta arrivando, ma ce la sto facendo. Ce la sto facendo. Sì, ce la posso fare. Dov'è? Dov'è? È lì, stronzo. Dai, 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 dai. Sì. 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 Tieni questo. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Ok, spero che non sia qui a destra. Ok, perfetto. Ce l'ho. Dopo 2 ore ce l'ho fatta. Qua c'era anche la torcia, avevo dimenticato. Minchia, non ci posso credere. È stato, raga, è stata una cosa incredibile. Voglio un biscotto come premio. Voglio lo sgabello biscotto. Datemi una mega tazza di tè che ce l'ho in zuppo. Ma veramente, raga, è stata una cosa impossibile. Vaffanculo tutto. Ok, ora, dopo 2 ore sono riuscito a recuperare sta minchia di chiave. Apriamo sta porta. Ora voglio un pony qua dietro. Diciamo che non è proprio un pony, ecco, però vabbè, ci si accontenta. Facciamo che va bene lo stesso. Siamo in un corridoio. Don't hide. E chi si nasconde? Ho passato tutti i 2 episodi di fila a correre. Just run. Vedo un'interferenza a caso che ogni tanto appare, ma spero che non ci sia nessuno. Continuo a correre io, raga, non so. Don't look back. Ok raga, presumo che qualcuno mi stia seguendo, c'ho sto presentimento. Ok, ok, non era proprio dietro, era davanti. Va bene, entriamo, entriamo, entriamo. Non ce la posso fare raga. Cos'è sto, cos'è? Sembra camera mia quando non la pulisco. Cos'è sto posto? Ok, si è accesa la luce. Is that remains of the Cody? Oddio, ci sono tutte le pagine raga, che figo. Posso prenderle? Sì, comunque somigliano molto alle pagine del primo Slender in generale, ma vabbè. C'è qualcosa che gocciola dal soffitto che spero sia inchiostro rosso. Anche se non penso. Poi c'è una X, penso che se mi metto qua mi cado un pianoforte in testa prima o poi, ma vabbè, noi proseguiamo dato che c'è una porta. E vabbè. Oddio, siamo tornati dove eravamo prima. È la stessa porta o no? I cassetti no, non si aprono, non è la stessa porta. Ho veramente trovato quello che penso? Ho trovato una pistola in Slender. Cioè, ma che cazzo? Ma allora io ho giocato a tutti gli Slender possibili fino ad averne la nausea. E questo è il primo dove trovo una pistola. Ho sognato questo momento per tantissimo tempo. Tirala fuori, che minchia, devo puntargliela nel cervello. Sì, raga, però l'ho presa, ma non riesco a tirarla fuori. Non. Vabbè, ce l'ho. Io ce l'ho. In caso spero che la tiri fuori lui. Adesso sono cazzi tuoi. Prova a farti vedere adesso. Ah, ok, l'ha tirata fuori. Press spacebar to. Ok, ho sprecato un colpo già, perfetto. Dove sei, brutto pezzente? Fatti vedere. Perché adesso non si fa vedere? Ok, eccolo, vado. Boom! Mancato, perfetto. Cioè, non riesco a prenderlo neanche con la pistola. Perfetto, eccolo, vedo. Lo vedo. Boom, preso. I think I got it, but it's not dead yet. Non è ancora morto dopo un proiettile. Guarda che stronzo. Come fa a non morire dopo un proiettile, raga? Ok, lo vedo. Eccolo, di nuovo qua. Muori.
Ok, l'ho preso, l'ho preso invece, l'ho preso. È inutile che tenti di dirmi che non l'ho preso, invece l'ho preso. Dov'è? 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 Non c'è più. Non è che mi spunta all'improvviso. Questa è la botta dove sono arrivato. Non mi ci posso. Non posso rientrare, ecco. Raga, non lo vedo più. Non lo vedo più, non sta più comparendo. Io, raga, se fossi io a giocare, cioè se fossi io il personaggio, prenderei il trattore e ci passerei sopra, avanti e indietro più volte anche. Boom, preso di nuovo, mori stronzo. It's dead, finally, now I can live. Se fossi stato io, raga, avrei preso il controllo del trattore, ci sarei passato sopra. E poi una volta che l'ho schiacciato, ci sarei ripassato dietro in retromarcia, così avanti e indietro un paio di volte. Vedi che poi gli passa la voglia di seguirmi. Comunque, abbiamo buttato la pistola. E ok, si è aperta. Cioè, ma noi siamo usciti di qua? Cioè, ma non potevi farlo prima? Anche se ti seguiva lo Slender, non riuscivi ad aprire sta roba? Ma mi sta prendendo per il culo. C'è tutto sto casino per aprire un cancello di legno, che poi lo puoi scavalcare come non so cosa. No, vabbè, raga, è una cosa senza senso. Cioè, vabbè, siamo usciti comunque. Siamo usciti, spero che finisca, perché non ce la faccio più. C'è un cartello che non segna niente, vabbè. Noi proseguiamo. Comunque, raga, veramente, non mi capacito del fatto che era un cancello. Potevi aprirlo anche prima. Cioè, abbiamo dovuto fare tutto sto casino per aprire un cancello di legno. Però, vabbè, non facciamoci domande, proseguiamo. Raga, sto tipo correndo da un'ora, ma non trovo niente, non ha senso. Comunque, notate che il posto è molto diverso dagli altri. Adesso si è bloccato. No, no, no. No, non ci credo, dov'è? No, due, tre, quattro. Oddio, quanti sono? No, finocchi tutti. No, oh. No, la famiglia al completo. Maledetti. Ecco perché erano in tanti. I try to move my arm and there's no feeling. And when I look, I see there's nothing. Something warm is flowing down my fingers. Pain is flowing through my back. Oddio. Life is flowing out my body, pain is flowing out with my blood. The ground is red and moist where I'm lying. God in heaven teach me how to die. Ma che cazzo. Slender Woods, vaffanculo. Ecco, tutto sto casino per niente. Cioè, mi sono sparato ore di corsa. Sto deficiente, non riusciva neanche a correre, a fare due passi in croce, per poi essere circondato dalla famiglia. C'era lo Slender padre, la madre, il cugino, lo zio, il fratello, il nonno, il cane. C'erano tutti. E vabbè, lasciamo perdere. Non mi faccio più domande. Sono contento che sia finito. E il prossimo che giocherò sarà Slender di Arrival, oppure Faceless, uno dei due che uscirà prima. Ma non ne faccio altri nel frattempo, perché troppi Slender insieme dopo un po' annoiano. E veramente dopo questo mi prendo una bella pausa da Slender, che penso che sia giusto. Vabbè, comunque l'episodio finisce qui. Se vi è piaciuto il video, come al solito, lasciate un mi piace, un commento. Anche la pagina Facebook che trovate come al solito in descrizione. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Ci vediamo in un prossimo video. Bella, ragazzi.